Signore e signori, Duran Duran! You can't touch the sunrise. Ottocento sono gli spettatori più facoltosi che si possano desiderare, russi, arabi e italiani che arrivano a pagare più di 10.000 euro a tavolo solo per una cena e un po' di musica. Più che i soliti noti, invitati, non paganti, veri milionari disposti a spendere 1.200 euro a testa, bevande escluse, per sentire suonare i Duran Duran, la band che trionfò negli anni 80 e che torna alla ribalta per un pubblico più adulto che però li ricorda con entusiasmo. Accoglienza un po' distratta per i Duran Duran in uno dei migliori alberghi della Costa Smeralda. Qualcuno dice che non accettino interviste per non dimostrare gli anni che sono passati.